Ciao a tutti e bentrovati. Allora, la settimana è ripresa e io oggi mi dedicherò a un altro blocco della mia cucina. In particolare farò una bella pulizia della lavastoviglie, dello scolapiatti e del sottolavello, al quale aggiungerò questo accessorio che finalmente mi sono decisa a comprare. Vi lascio quindi al video, sperando che vi piaccia e a dopo. Ciao! Ho già preparato la soluzione con acqua, aceto bianco e detersivo per i piatti, poi ho preparato questa sorta di pappetta, chiamiamola così, di bicarbonato con detersivo per i piatti, un limone, la spugnetta, le spazzoline, penso di avere tutto l'occorrente. Partirò dalla lavastoviglie, così quando finisco di pulirla faccio fare un lavaggio a vuoto con un bicchiere di aceto bianco. E nel mentre mi dedico insomma allo scolapiatti e al sottolavello. Questo è il mio scolapiatti, come vedete è abbastanza piccolo perché lavo comunque poche cose a mano. Questi sono ancora i rimasugli di ieri sera che devo appunto sistemare prima appunto di Ecco il pulire tutto. lavello e come potrete immaginare la prima cosa che farò è svuotare i bidoni della spazzatura. Darò anche una bella lavata però in garage perché lì abbiamo una sorta di tinello bello profondo, quindi è più facile. Noi abbiamo tre bidoni, allora uno per la carta, la plastica, le lattine e quant'altro che andiamo a dividere quando andiamo a buttare la spazzatura, e questo per l'indifferenziata, per l'umido. Lì dietro ho un vaso con i fondi di caffè per il giardino e questo questa è la zona interessata, diciamo così, dei detersivi dove andrò ad aggiungere quel ripiano che ho comprato. Per cui, mani all'opera, iniziamo con la lavastoviglie.
dato una bella lavata ai secchi della spazzatura, poi ho lavato anche questi contenitori e già che c'ero ho lavato anche lo sgabellino pieghevole. Mentre ero fuori è finito anche il lavaggio della lavastoviglie, vapore. Scusate le luci, ma altro che cielo plumbeo, qua ha iniziato a piovere in una maniera assurda. Comunque ecco il risultato finale della lavastoviglie, bella pulita. Ecco lo scolapiatti, e usando molto la lavastoviglie, questa è una grandezza pratica, funzionale per noi. E qui tengo le spugnette appunto per lavare i piatti oppure il piano cottura, e qui quando magari devo lavare qualche posata a mano, e lì tengo sempre le cose per la macchinetta del caffè, altrimenti non saprei dove tenerle. E ho approfittato anche per dare una bella passata al lavandino. Nel sottolavello i secchi della spazzatura sono rimasti invariati, ho aggiunto quel ripiano dove ho appoggiato appunto i detersivi che uso meno, poi ho cambiato quel vaso per i fondi di caffè perché l'altro era troppo grande, e qui davanti ho lasciato i detersivi che uso quotidianamente. Qui nello sportellino già c'erano, questo è il panno che uso la sera per asciugare il lavello appunto quando finisco di fare i miei mestieri, e i guanti. Spero che il video vi sia piaciuto, vi auguro una buonissima continuazione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!